partire. Chi volete partire? Chi comincia? Comincia tu, Marco, raccontaci un po' come l'hai vissuto. Ma penso che per 45 minuti sia stata una buona partita. Però se vogliamo vedere il gioco di attacco, penso che chi dirige l'incontro debba essere un po' più duro sui giocatori che uccidono il breakdown, perché ovviamente a questo livello non è possibile giocare quando l'avversario si butta, non rilascia chiaramente, gioca il 9. Per cui sono un po' frustrato. Un po' di frustrazione su questo, però dall'altro lato sono contento per i ragazzi, perché venire qui sapevamo che era una partita dura. Le Zebre sono una grande squadra, gli abbiamo fatto fare solo 3 mete, tutti parlano del loro attacco, in realtà oggi hanno fatto 3 mete, di cui una alla fine, di cui 2 penso in pick and go. La nostra difesa ha funzionato molto bene, il nostro attacco, quando siamo riusciti a dare velocità al gioco, o ce l'hanno concesso, ha funzionato bene, per cui siamo soddisfatti. Sì, non è stata la partita perfetta, ma ci portiamo a casa questi 5 punti, è il motivo per cui eravamo venuti qui. La differenza l'ha fatta anche in parte l'individualità. Nel primo tempo hanno rotto la partita Tommaso e Smith, diciamo, con le loro iniziative, quello che nel secondo tempo non sono riuscito a fare le Zebre. Ma non credo, perché perché ti dico anche perché. Se voi rivedete la partita, dal 20° in poi loro ogni azione avevano 3 giocatori per terra che cercavano di rallentare il gioco. Per cui sicuramente noi siamo più fit e volevamo attaccarli nell'uno contro uno, perché sapevamo che trovavamo le spalle deboli. Poi i ragazzi sono stati bravi a farlo, Tommy è stato bravo a correre dritto e a non cadere a terra, ma questo è il rugby, ragazzi. Reina è stato bravo a cogliere l'opportunità su una ricezione di calcio, sapevamo che loro si stringevano e abbiamo trovato lo spazio. Questa non sono individualità, questo è rugby, forse è consistente in tutti gli aspetti del gioco oppure no. Noi nel secondo tempo non riusciamo stati in molti aspetti del gioco e questo è il nostro work on grande, ma tutte le cose positive che abbiamo fatto, i ragazzi hanno fatto delle grandi cose, per cui mi sembra un po' riduttivo il tuo punto di vista. No, era perché comunque è chiaro che poi nel complesso, cioè, Treviso è complessivamente è stata la squadra più solida, su questo non ci piove. Poi voi avete montato un'ottima difesa una volta, insomma loro hanno trovato grosse difficoltà, però nel primo tempo queste due iniziative, che non sono iniziative, ma è chiaro che è un insieme di sviluppo, ma loro le hanno finalizzate, cosa che le Zebre, ad esempio, nel secondo tempo, mi vengono in 2 edizioni, non sono riuscite a fare. Beh, Pani ha avuto, Pani sul calcio sbagliato in touche, ha avuto un buon guizzo, ha fatto un chip, ha fatto un line break. La differenza è che noi siamo tornati in 3 e abbiamo placato. Esatto. Questo è il cuore della squadra, questa è la volontà di lavorare duro. Sì, il talento è importante, ma è anche importante lavorare duro. Michele Lammaro a metà del secondo tempo fa 2 tenuti a 5 metri, si prende 2 calci di punizione, enormi, importantissimi. Cioè queste cose sono le cose secondo me da sottolineare. Poi sì, abbiamo dei buoni giocatori, ma secondo me la squadra oggi ha risposto presente in tutto. Okay. Tommy si è preso man of the match, ma vi posso assicurare che sta giocando al 50% delle sue possibilità. È rientrato da lungo infortunio, ha bisogno di fare minuti, ha bisogno di allenarsi, per cui sì, guardiamo avanti e continuiamo insomma il nostro percorso. Tommy, non vediamo l'ora di vedere il 100% a questo punto. Beh, sicuramente ero un po' sottotono, dopo 4 mesi si è sentita la fatica del campo e i crampi sono arrivati presto. Era una cosa abbastanza scontata, però sì, adesso lavoro duro, ho bisogno di minuti, come ha detto Marco, per riprendere il minutaggio in campo e il ritmo del campo, e quindi spero di dare il 100% in ogni partita. Ci racconti la meta? Beh, è stato... avevamo visto appunto che loro placcavano uno contro uno, avevano spalle deboli, io ho raddrizzato, e poi è venuto tutto da sé, hanno sbagliato placcaggi e io ho corso in meta. È stato ovviamente fantastico, perché non me l'aspettavo dopo 4 mesi fermo, però è stata una grandissima emozione. La cornice di questo pomeriggio è importante, penso che non siamo abituati a quelli che veniamo intanto qua attraverso il SIP, qua no, quindi come l'avete vissuto? Non ho capito. Non te frega niente. No, è stato sicuramente importante. Ho visto molti tifosi della Benetton anche,
e sicuramente questo ha aiutato anche in campo, perché non siamo abituati, come hai detto te, a vedere questo stadio pieno. È stata una grande emozione e speriamo di rivederlo anche in a Monaco. Sì, credo che sia stato un bello spot per il rugby italiano, sì, perché è stata un'atmosfera da derby, tanti tifosi di Treviso ma tantissime delle Zebre, per cui i ragazzi in campo hanno sentito la pressione del pubblico e sicuramente le Zebre nei primi 10 minuti ad esempio avevano questa volontà, questa spinta di fare bene davanti al loro pubblico, per cui onore anche a loro, onore a quello che hanno portato in campo, perché non hanno mai mollato, ma sapevamo che loro sono una buona squadra anche in questo. Ovviamente siamo contenti, abbiamo giocato una partita difficile di fronte a un pubblico ostile, la settimana prossima invece verranno loro a casa nostra, questo è solo l'antipasto, adesso ci arriva la seconda settimana prossima, per cui riposiamo, recuperiamo in questi 2 giorni e poi saremo pronti a preparare la prossima. Marco, voi avete sprecato 2 o 3 opportunità nei loro 22 qui nella seconda parte del primo tempo, penal touche, un po' di casino, è anche a quello che ti riferivi sulla loro capacità di sporcare il gioco a terra, così, o lì puoi fare un po' di autocritica? No, lì assolutamente non abbiamo gestito bene le 2 rimesse laterali, siamo stati troppo lenti e prevedibili, l'arbitro continuava a fermare il gioco nelle rimesse laterali, per cui era impossibile dare un po' di ritmo, non ho capito perché, onestamente, cioè non ho capito perché, a un certo punto se l'avversario occupa il corridoio gli dai un calcio contro, non è che devi passare 60 minuti della partita, 80 minuti a gestire queste cose qua, la prima volta capisco, ma la seconda è calcio contro, cioè tutte queste cose, se vogliamo vedere un rugby veloce, se vogliamo vedere un rugby di qualità, penso che entrambe le squadre debbano entrare con una buona propositività su queste cose e noi rotoliamo via, cerchiamo di rilasciare chiaramente, per cui insomma ognuno deve fare la sua parte, sicuramente noi e le Zebre possono aiutare di più l'arbitro, penso che dobbiamo fare molta autocritica noi per aiutare meglio lui e possibilmente la settimana prossima, l'arbitro la settimana prossima. Poi nel secondo tempo, dopo il giallo di Toa, la partita, c'è stato un sacco di pause, cioè si è giocato poco, onestamente. Sì, si è giocato poco, il punto di incontro è diventato terra di nessuno, noi siamo stati un po' inaccurati quando abbiamo cercato di spostare palle un paio di volte, Leo Marin ha fatto un grande rientro, sia in attacco che in difesa, ha lavorato duro, ha recuperato 2 o 3 placcaggi, interventi difensivi, ha avuto 2 o 3 spunti in attacco, per cui hai un po' di competizione adesso, ti entro, occhio. Però sì, ci siamo un po' disuniti, ma i ragazzi lo sanno, per cui è evidente, sanno che devono essere più in controllo di quello che fanno, per cui sì, quello lì non è stato, sicuramente non è stata la parte migliore della partita, assolutamente. Avete sofferto un briciolo la loro fisicità davanti nella parte finale, il loro drive, la loro spinta così? Ma non credo, perché hanno dovuto giocare più fasi, non hanno segnato in drive, anche la meta tecnica di Alafi sì ci sta, scusa, il calcio di punizione di Alafi, il giallo di Alafi ci sta, forse anche meta tecnica a quel punto, onestamente. Lo dico anche contro la mia squadra, però no, l'abbiamo gestita bene, loro è una squadra molto organizzata, hanno fatto male a tantissime squadre in drive, penso che oggi li abbiamo fronteggiati, sai, ogni squadra ha i suoi punti forti, ogni squadra cerca di bloccare l'avversario, per me quello che la cosa conta di più è equilibrio in tutti gli aspetti del gioco, perché questo ti consente di vincere le partite, puoi dominare un aspetto ma se non sei completo negli altri arrivi sempre corto. E chi arriva a vincere, a chiudere le partite, di tanto, di poco, è perché è consistente per larga parte della partita su tutti gli aspetti del gioco. E questa è la sfida della mia squadra, della nostra squadra. Essere consistenti in tutti gli aspetti del gioco più a lungo possibile, perché quello ci darà l'opportunità di giocare, di portare a casa le partite contro grandi squadre come le Zebre o tutte le altre. Chiedo ancora una cosa. Allora, se due rientri così come il suo e quello di Marin, sono anche dimostrazione di una capacità di lavorare fuori dal campo in una certa maniera, perché sia lui che Leo sono rientrati e sembravano due giocatori pronti, completi per fare tanto. Sì, Leo Maria ha avuto tanta pazienza in queste settimane, perché ho aspettato il momento giusto e ancora anche lui sta giocando al 50%, ma sta uscendo. Tommy anche ha dovuto avere un paio di settimane più di pazienza per un piccolo contrattempo muscolare. Però ecco, quando sei fuori da tanto tempo, la volontà del giocatore è entrare in campo subito. La mia esperienza mi dice che c'è un percorso da fare e anche quando entri in campo devi avere pazienza.
prima della partita ho detto a Tommy non forzare le situazioni, lascia che il gioco venga da te in attacco e in difesa, e è stato molto, molto concreto, molto ordinato in questo. Ha avuto un'opportunità di far male, lo ha fatto, ma ha fatto tante altre cose magari migliori, più positive per la squadra, magari che saltano poco agli occhi, e su queste cose può solo che crescere. Tommy, come ti sei trovato con Fekitoa? Beh, mi sono trovato bene, ovviamente ci alleniamo anche insieme, quindi non è la prima volta che proviamo le cose. E è un grandissimo giocatore, questo lo sapevamo, e mi aiuta molto in campo. Grazie. Grazie, buon Natale. Grazie a voi. Ciao Marco, auguri buon Natale. Ciao. Grazie mille. In compagnia di coach Roselli e capitano Geronimo Prisciantelli, dopo il derby d'andata a Parma tra Zebre e Benetton Rugby, punteggio finale 24-31. Gianluca Barca, Or Rugby, partiamo da te. Fabio, voi avete cominciato benissimo, poi loro hanno fatto tutte le loro mete nell'arco di mezz'ora, sostanzialmente fra il tredicesimo e il quarto minuto del secondo tempo. Poi voi avete ricominciato a giocare, però lì la partita si era un po' complicata, era diventata un po' più sporca, ci sono state tante interruzioni. Puoi provare a fare una lettura di queste diverse fasi del match? Sì, credo che proprio lì sta la differenza nello score di oggi. Due piccole, no, disattenzioni, perché i giocatori erano ben piazzati, forse hanno allentato un po' la concentrazione, la pressione mentalmente, abbiamo sbagliato quei due placcaggi e concesso quelle due medie un po' troppo facilmente, ma non era un difetto di sistema o una difficoltà. Loro dicono che quel tipo di giocate erano preparate, che non sono state azioni individuali. Loro, è chiaro, come noi prepariamo le partite cercando di identificare quelli che sono i due punti deboli. Noi, ripeto, non era di sistema, era semplicemente stato magari un paio di giocatori che non erano così pronti nel preparare un placcaggio e ci hanno presi lì. E l'altra differenza è che nel secondo tempo siamo stati tante volte vicino alla goal line e non siamo riusciti a mettere il pallone dietro la linea per pochi centimetri. Questo, quello nel primo tempo, ha fatto un po' la differenza nello score, però siamo delusi per il risultato, ma orgogliosi di come la squadra ha giocato per 80 minuti. Paolo? Nel secondo tempo la partita, come diceva anche Gianluca, si è un po' rotta. Mottolami dice che forse l'arbitro ha penalizzato un po' loro sul breakdown, perché avrebbero dovuto prendere delle decisioni diverse nei vostri confronti. Tu come l'hai vista in quel sistema? Marco parla dell'arbitro, io parlo delle cose tecniche, non parlo dell'arbitro. Con l'arbitro parlo in privato e rimane fra me e l'arbitro. Per me, ripeto, ci sono tante cose positive che le Zebre hanno dimostrato, ci sono queste piccole disattenzioni che sono facilmente migliorabili. E quello che trovo positivo è che la squadra è arrivata molto vicina anche qua contro un Treviso che dall'inizio di stagione ha fatto un avvio di URC strepitoso. Ha anche detto che forse per lui la meta tecnica ci poteva stare quando ha dato il giallo a Toro. Ma non è lì la differenza, io non vedo lì la differenza. Io vedo un grande carattere della squadra che sa uscire dalle difficoltà, sa giocare per 80 minuti, sa in alcuni momenti veramente liberarsi, in altri sicuramente dobbiamo migliorare un pochino l'interpretazione di quello che è il momento, ma la squadra è arrivata molto vicina e la settimana prossima saremo ancora più vicini. Avete cominciato un piglio molto molto aggressivo. Era quello che il piano di gioco era entrare subito in modo anche, diciamo, prepotente, per darlo un termine. I primi minuti veramente tanta pressione avete messo a questo Treviso. Era già... Sì, noi è una cosa che vogliamo, di cercare ogni partita, di essere noi i protagonisti e iniziare subito facendo la differenza con i punti. Oggi l'abbiamo fatto. Però dopo
dobbiamo continuare in quei momenti dove loro erano più bravi e migliorare un po' la difesa. Senti, che partita ti aspetti sabato prossimo a Treviso? Dura, un'altra partita dura, vicina con il punteggio. Abbiamo visto oggi il nostro drive che è stato veramente in alcuni momenti dominante. Un'altra partita dura, come è naturale che siano i derby, soprattutto tra Treviso e Zefri. Ma sarà dura. Ma siamo sicuri che la squadra arriverà preparata. Beh, era tanto che non vedevamo un derby comunque così, diciamo, competitivo, ecco. Sì, sono d'accordo. In passato, nelle ultime apparizioni, magari abbiamo giocato, le Zebre hanno giocato bene per pochissimo tempo e poi tirato i remi in barca. E oggi non si è visto. L'ultima azione c'è stato veramente un grande sforzo da parte di tanti giocatori, di Pani, e siamo ancora arrivati lì vicino. Alla fine la squadra, vedete che cercava fortemente la meta. E questo sarà così anche a Treviso, sarà così, loro si prepareranno meglio, ma lo faremo meglio anche noi. E vogliamo arrivare vicini e prendere le nostre opportunità, e lo vogliamo fare divertendoci. In sintesi, cosa vi è mancato oggi per portare a casa un risultato migliore? Io penso che la nostra Richard ha portato un grandissimo sistema difensivo. Chiaramente quando installi cose nuove hai bisogno di tempo, ma io sono convinto che noi possiamo difendere ancora più duramente, ma più duramente di Treviso. I ragazzi ce l'hanno dentro, devono soltanto tirarlo fuori, noi dobbiamo essere bravi a tirarlo fuori. Ma quando parlo così non parlo di sistema, parlo ancora una volta di non spegnere mai l'interruttore ed essere pronti.